Cari amici di Radio La Frontiera, ben ritrovati nel vostro canale Raffaele Sonda. Siamo qui con Tony Cercola. Ciao Tony. Ciao. Come stai? Tutto bene? Sì, abbiamo terminato la presentazione. Di quale altro? Voglio lasciare a te il piacere chiaramente di anche perché è una cosa forgiata dalle tue sapienti. È un disco dedicato ai giovani e ai ragazzi e si chiama Padre Track. Ecco, mi trovo proprio in mezzo a tutti i giovani e ragazzi dove io ho dato la mia energia e ho preso... Loro mi hanno dato da loro e io ho dato la mia esperienza. C'è un ricambio, ecco. È nata una bella esperienza del disco, con i miei allievi anche, diciamo, nei centri dove insegno, sia per percussione, è un allievo. Come si chiama? Chiara, buonasera. Ecco qua, quindi un saluto anche chiaramente ai nostri ascoltatori. Beh, è bello questo confronto diretto. Ma se non c'è questa, non c'è continuità. Assolutamente. Io vedo questa bella maglietta, quindi sei un tipo, ma lo sei non solo nel tuo lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, immagino. Ma guarda, io quando, non so come sono, in realtà io cerco di essere... Esattamente. Io penso che quando cucino, tu sai, io se cucino che faccio lezioni a stessa maniera. Eccezionale. No, per me è tutta... vabbè, io penso che esiste l'uomo e l'artista. Mi piace che sia prima uomo. Ciao, ciao. Non è un dettaglio da poco. Mi piace, più quotidiano, perché l'arte finisce un'ora, dura un'ora. Poi bisogna fare i conti su quello che succede, mo è finito lo show. Dato il tema. O lo continui, il mio movimento. O c'hai le attitudini di continuare lo show, bene, se no diventi uno di un'ora. Noi non duriamo un'ora, noi duriamo una vita. Decisamente sì. E allora devi fare l'artista, non soltanto un'ora, cerca di essere te stesso. Assolutamente sì. Cos'è che ti ha colpito maggiormente di questo album? Poi fra l'altro ci sono tante collaborazioni. Ma mi ha colpito che è stato tre anni di ricerca da Valencia a Roma, a Napoli, in Sicilia, in Toscana per trovare questi talenti. Che secondo me l'Italia è piena di talenti, il Napoli in particolare è millenaria. Però bisogna stare attenti a questi talenti, bisogna andarli a scovare e stare con loro, però... C'è bisogno di pazienza. Sì, ma è troppo facile dare un pezzo e poi te ne vai e poi non lo senti. Io sono andato oltre con loro, te l'ho detto. Sono stato quasi tre mesi con loro in questo Scandinavia. Che cos'è? Scandinavia. Quindi, e poi l'altro, Babasone, remix, Babasone che già era un pezzo che già avevo realizzato molti anni fa, e sono andati gli inediti con Eugenio Bennato, con Rosariglio, con Lea Costa, con Mimmo Cavallo, con i Divinos, con Origina Sicilia, con Gino Magurno, vabbè con tutti. L'elenco è lungo. L'elenco è lungo. In chiusura ti faccio l'ultima domanda, un augurio per il futuro. Di stare bene, di stare cercare di innanzitutto di svegliarmi sempre ogni mattina e ringraziare. Prendere il caffè e dire e cominciare, che c'è la fortuna. E niente, invecchiare con dignità. E salute e dignità. La dignità e la salute sono. Prima la salute, poi la dignità. Assolutamente, cosa è assolutamente importante. Cioè, vuoi fare. Mi auguro di fare questo per tanti anni con la stessa gente, va bene? Assolutamente sì. Va bene, ho trovato gente che stasera voleva proprio bene, quindi sono contento. È una cosa molto importante. È questo. La musica si fa per gli altri. Certo. E non siamo i venditori noi stessi. Io sono il peggiore venditore di me. Però purtroppo la musica se non dai l'emozione arriva. Come fai a fare sul palco? Cioè, fa la musica per te a casa tua, non serve a niente. A questo punto tanto vale ascoltarsi dei CD e non finisce. La vita devi comunicare, se non comunichi è finita. E tutto detto. Tony, io ti ringrazio. Grazie. Ciao, alle Radio Web.